Attenzione a Ronaldo, va col destro Cristiano Ronaldo! Oblak! Primo grande intervento della sua partita, primo grande acuto di Cristiano Ronaldo. Guarda la bandierina Pjanic, pallone nel mucchio, è arrivato Bonucci. Koke alza la testa, vede Diego Costa, spinto, calcio di rigore. Mi è sembrata che il contatto fosse partito fuori area, infatti torna indietro e va. E dà calcio di punizione dal limite all'Atletico Madrid, furibondo Simeone. E però calcio di punizione comunque per l'Atletico, tre uomini in barriera per Szczęsny. Batterà Griezmann che va in porta! Szczęsny, calcio d'angolo. Dybala trovato bene tra le linee, prova il sinistro, Oblak, mani sicurissime. Tifosi della Juventus che stanno incitando la squadra bianconera. Si sentono benissimo nonostante il tentativo dei fischi di coprire. Attenzione però all'Atletico Madrid con Bonucci che non riesce a recuperare su Diego Costa. In qualche modo però lo condiziona, ne forza un errore clamoroso. Diego Costa voleva favorire la conclusione di Griezmann che è stato però anticipato. Koke di prima, attenzione a Griezmann, traversa e poi riesce Chiellini a mettere il pallone in calcio d'angolo. Golando Simeone con i suoi, facendo cenno di andare un pochino in profondità, magari uno, ma andare ad occupare lo spazio davanti. Saul, il lob su Bentancur, Lemar, vede avanzare Felipe Luis, arriva il cross, è proprio Morata, di testa, segna il gol del vantaggio dell'Atletico Madrid, il 24esimo della ripresa. Vediamo cosa decide l'arbitro. Ha già deciso. Lo so, però ci deve dire cosa ha deciso. L'ho rivista. Fallo. Annullato il gol di Morata. Dopo, dice Allegri, riferito al cambio. Non si cambia mai prima di un calcio d'angolo. Beh, soprattutto se deve uscire magari Mandžukić che di testa può dare una mano. Sì. Se uscirà a mangiare. No, non lo so, però dico in genere quello alto non esce mai in questi casi. Thomas, pallone nel mucchio, altra mischia, arriva la deviazione in scivolata per il gol del vantaggio segnato da Jimenez che porta il vantaggio all'Atletico Madrid. Adesso Alessandro sta andando a protestare dall'arbitro. Juanfran con un tocco d'esterno si è liberato di tre giocatori che lo pressavano, Griezmann, ma l'Atletico è sempre lì. Fallo probabilmente su Juanfran, prova ad andarsene Saul, l'arbitro torna indietro e opportunamente fischia il calcio di punizione a favore dell'Atletico Madrid.
parte Griezmann, tagliato, attenzione ancora Godin, e il Faraone trova da un angolo difficilissimo un pesantissimo gol del 2-0. Alessandro, ancora Cancelo, rientra sul destro, poi fa andare il brasiliano, in scivolata Griezmann, commette fallo però, arriva il calcio di punizione e per la protesta un po' sguaiata anche il cartellino giallo. Questa è una grande occasione, questo è un grande momento per la Juventus, manca poco più di un minuto al 90esimo. Va Ronaldo, appoggia invece dietro e ci vuole un grande Oblak per mettere il pallone calciato da Bernardeschi sopra la traversa.